Nuova puntata della telenovela sulla questione impianto di compostaggio che vede protagonisti i comuni di Eboli e Battipaglia. Ad intervenire, dopo il lungo messaggio sui social del sindaco di Eboli Cariello, la sindaca di Battipaglia Cecilia Francese, che con un video pubblicato su Facebook ha fatto alcune precisazioni dopo le polemiche sulla visita da lei compiuta presso il sito localizzato nel territorio comunale di Eboli. Vorrei appunto precisare quando mi attacca questo sindaco, lo chiamiamo il Cariello Furioso, eh? Il Cariello Furioso, quando attacca la sindaca di Battipaglia, commette degli errori anche abbastanza gravi. Quando parla di denunce penali che io e la mia giunta abbiamo fatto a lui, dice una cosa che non è vera. Forse si riferisce a qualcun altro, ma sicuramente non deve guardare verso il Tusciano. Né io né la mia giunta abbiamo fatto alcuna denuncia penale, quindi davvero patetico e devo dire anche bugiardo. E quando inoltre cerca di darmi le lezioni di come ci si comporta da buona amministratrice, quando parla di impiantistica pubblica e privata e di controlli, io devo rilevare che dice cose probabilmente senza conoscerle. Ma se Cariello si fosse informato ulteriormente, perché parlava talmente veloce, talmente innervosito, che io non so se le cose le diceva perché magari gli davano fogli sbagliati o perché aveva letto male, non lo so, ma dovrebbe sapere a proposito degli incendi che non ci sono ancora procedimenti penali, che ci sono ancora delle indagini in corso. Allora, caro Cariello, ma come mi posso costituire parte civile se le indagini sono in corso e ancora non si sa chi è l'autore, se l'incendio è doloso? Ma io ti ringrazio del suggerimento, ma devi sapere che questo comune si costituirà sicuramente qualora fosse verrà individuato chi ha causato quell'incendio, sicuramente. Quindi non solo, ma deve anche sapere che soprattutto in quell'occasione noi abbiamo avuto un incendio lo scorso anno e due quest'anno, che una ha coinvolto lo STIR e l'altra una struttura privata. Deve sapere che noi abbiamo posto l'attenzione sul fatto che questo territorio, abbiamo paura che questo territorio possa diventare teatro di azione di bande per il controllo della gestione dei rifiuti.